Buonasera dalla redazione di Calabria News 24. Questi i principali titoli di oggi. Tragedia delle gole del Raganello. Il bilancio parla di 10 morti e 11 feriti. E il maltempo prosegue in Calabria. Disagi anche nel Vibonese. Arrestato il responsabile dell'omicidio avvenuto in spiaggia a Nicotera. Musica e spettacolo alle Terme Lugiane di Acquapesa. E come avete sentito con i nostri titoli, partiamo con la cronaca e purtroppo con la tragedia delle gole del Raganello di Civita. Il bilancio definitivo parla di 10 morti e 11 feriti. Intanto a Civita è arrivato anche il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. Si è lavorato senza sosta dal momento della tragedia nelle gole del Raganello a Civita. Le operazioni sono proseguite anche nella notte ed in mattinata, fino a che il bilancio drammatico non è diventato definitivo. Attualmente pare che sia un numero consolidato, sono 10 le vittime, tra cui 6 donne e 4 uomini, e sono 11 feriti ricoverati presso gli ospedali di Cosenza, 4 a Cosenza, 5 a Castrovillari, 1 a Rossano e 1 a Roma. Dispersi attualmente al 99,9%, come ha detto il Ministro, non ce ne stanno, perché le tre persone che erano state date per disperso attraverso anche le comunicazioni dei genitori alla nostra sala operativa, poi gli stessi genitori hanno accertato che erano altrove, quindi non erano qui. Intanto a Civita, per esprimere la vicinanza del governo alle famiglie delle vittime, ma anche per rendersi conto in prima persona della situazione, è arrivato il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Il tavolo quindi è un tavolo in questo momento permanente, con anche i sindaci del territorio, possiamo dire. E io nel frattempo in diretta ho riferito al Premier sia dei dispersi sia delle decisioni. Adesso la Sua Eccellenza, in parallelo, nel giro di circa 2 giorni, massimo 3 giorni, redigerà una relazione che va quindi un fascicolo amministrativo che andrà al tavolo del Ministro degli Interni, perché la Prefettura dipende dal Ministero degli Interni, a me arriverà per conoscenza, per valutare nel suo insieme tutta la dinamica amministrativa gestionale di quanto è accaduto. Poi in parallelo è già stato aperto un fascicolo penale presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, ovviamente con tutto il riservo investigativo, sul quale nessuno può dire niente perché giustamente deve rimanere riservato e quindi nessuno di noi ne ha. E restiamo a Civita e sulla situazione appunto del Raganello sentiamo anche il prefetto di Cosenza, Paola Galeone. Il briefing noi ci auguriamo conclusivo presso la prefettura di Cosenza. Questo ci consentirà anche di stilare l'elenco dettagliato di coloro i quali hanno perso la vita per comunicarlo alla procura e consentire, considerando che soltanto una persona è del nostro territorio, di consentire, ce l'hanno chiesto oggi a me e al signor Ministro, di poter fare in modo che i familiari potessero portare i loro congiunti nel paese d'origine. E quindi questo sarà possibile nella giornata di domani se oggi completiamo le formalità di rito. E il maltempo purtroppo continua a colpire tutta la Calabria. Disagi registrati anche nel Vibonese. Tra temporali e calo delle temperature, l'estate 2018 si caratterizza per gli ormai consueti e noiosi acquazzoni pomeridiani anche quando al mattino il cielo è sereno. Tanti i disagi e i danni causati dal maltempo e tanti i bagnanti che nel pomeriggio all'improvviso dalla spiaggia sono costretti a trovare riparo dalla pioggia. Non sono mancate situazioni di pericolo con i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire a seguito di segnalazioni di allagamenti nelle zone marinare. Situazione critica a Vibo Marina e Bivona con tombini saltati ed allagamenti. In particolare, nel comprensorio di Ricadi Capo Vaticano sono stati effettuati interventi per allagamenti e veicoli in panne a causa dell'acqua e dei detriti che hanno invaso la sede stradale. Situazione particolarmente critica nella zona di Torre Marina, dove fango e detriti hanno invaso le strade. Disagi anche a Vibo Valentia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato un intervento per un principio di incendio su una cabina Enel in una traversa di via Paparo. Situazione di particolare pericolo in via Lacqueri, dove i vigili del
fuoco hanno soccorso un automobilista rimasto in panne nel sottopasso della statale 18 che era praticamente allagato. Permane l'allerta gialla e le condizioni di instabilità si protrarranno secondo le previsioni per tutta la settimana. In un messaggio di allertamento unificato si conferma l'allerta gialla su tutta la regione. Gli acquazzoni intensi accompagnati da fulmini stanno caratterizzando la stagione e causando dunque danni e disagi all'intero territorio. E restiamo a Vibo Valentia, sempre per la cronaca, perché è stato arrestato il responsabile dell'omicidio di Francesco Timpano. Si è costituito il killer di Francesco Timpano, ucciso lo scorso 12 agosto sulla spiaggia a Nicotera. Si tratta di Giuseppe Olivieri, di 36 anni, fratello di Francesco, il 31enne di Preitoni di Nicotera, che nel maggio scorso uccise a fucilate Michele Valarioti e Giuseppina Mollese, ferendo poi in un bar di Limbadi altre tre persone, tra queste anche un fratello di Francesco Timpano. Stesse modalità, freddezza, incuranza di essere riconosciuti, fuga tra lo sconcerto dei presenti, latitanza e poi la consegna alle forze dell'ordine, il primo nel carcere di Vibo Valentia e il secondo presso la caserma di Nicotera. Una spirale di violenza che va avanti da quasi 25 anni, originata probabilmente da altri delitti che hanno coinvolte sia le famiglie degli assassini che quelle delle vittime. Ma perché aspettare così tanto per compiere una vendetta? Qual è stato il fattore scatenante che ha armato la mano dei due fratelli Olivieri? È su questo che stanno ancora indagando i carabinieri della compagnia di Tropea, insieme ai colleghi dell'aliquota radiomobile e della stazione di Nicotera. L'indagine non è conclusa? Assolutamente no. Cosa vi aspettate che possa succedere ancora? Noi ovviamente stiamo continuando con i servizi sia preventivi che con l'attività di indagine proprio perché non succeda più nient'altro. Ci possono essere delle probabili ulteriori vittime? Rientra appunto in quello che è l'attività nostra di prevenzione, evitare che ce ne siano. Olivieri si è costituito nella stazione di Nicotera, ma voi stavate cercando di stanarlo sin da subito. Era quello che era il nostro obiettivo, fondamentalmente cercare di mettere una pressione sia al fuggitivo stesso che a tutto il territorio affinché lo stesso si sentisse appunto braccato e quindi senza possibilità di avere movimenti di alcun genere doveva capire che l'unica soluzione era quella di consegnarsi a un certo punto, se ovviamente non l'avessimo proprio trovato noi direttamente con alcuni servizi specifici che abbiamo avuto. Da Vibo Valentia ci spostiamo a Reggio Calabria, dove ci sono stati segnalati problemi in un quartiere cittadino. È un cittadino che abita qui e ha segnalato più volte questa sporcizia che c'è in questa villetta. Sì, in realtà l'abbiamo pagato noi delle persone per raccogliere, l'abbiamo fatta sistemare nei sacchi neri. L'abbiamo segnalata perché ovviamente non potevamo buttarla noi. Prima che diventasse come è diventata una discarica, però nessuna risposta. Quanto tempo è così? Un mesetto e mezzo più o meno. Dopo che a spese vostre avete ripulito? Abbiamo fatto praticamente ripulire quest'area perché c'erano delle persone che si mettevano qui, delle persone anziane. L'abbiamo fatta ripulire, l'abbiamo fatta sistemare, però niente, lì è rimasto. Con l'aggiunta ora di spazzatura. Ma all'AVR o al comune? All'AVR. Nessuno è intervenuto? No, ancora i messaggi nel telefono praticamente, però non è intervenuto nessuno. È possibile questa rogevola? Tutto è possibile a Reggio. Secondo me cosa bisognerebbe cambiare in questa città? Sicuramente il modo di organizzare la raccolta, e anziché passare la sera con le macchine e far pulire solamente le strade e lasciare i marciapiedi sporchi non ha nessun senso. Le poche aree verdi che ci sono andrebbero ripulite e tenute pulite e ovviamente far passare qualche spazzino con la scopa, perché le macchine non servono per pulire dove non ci si arriva, serve lo spazzino per strada. È indignato un po'? Parecchio. E abita qua pure? Questa sporcizia secondo me? No, non sono. Non va bene per la città. Non sono di qua, originaria di Reggio, ma vivo a Viterbo. Però vedere questo scempio, camminavo veramente qui e ho detto, vedere la mia città ridotta in questo modo è veramente. Il cuore si spezza, non lo so, l'inciviltà regna sovrana. Eppure basterebbe veramente poco affinché la nostra città fosse totalmente diversa. Va bene così. Che schifo. C'è un degrado totale in questa zona. Purtroppo è sempre così. Molto, molto spesso. Nessuno interviene, nessuno fa niente.
Lo vede pure lei com'è. Che zona è qua questa? Gebbiane. Che possiamo fare? Aspettiamo. Aspettiamo che qualcuno fa qualcosa. Da quanto tempo che aspettate? Un bel po'. Un bel po'. Questo è tanto, tanto tempo che è lì. E chiudiamo con la pagina dello spettacolo. Grande successo alle Terme Luigiane di Acquapesa per una nuova tappa del Peperoncino Jazz Festival. Un connubio interessante quello fra Peperoncino Jazz Festival e Terme Luigiane. Da un lato lo scenario, dall'altro la musica. In definitiva una serata da ricordare ed un incrocio che ha permesso ai turisti di godere di una serata dai contenuti musicali decisamente elevati e a coloro i quali seguono le tappe del festival, soprattutto gli appassionati del genere, di scoprire un luogo decisamente suggestivo come le Terme Luigiane. Ormai questo evento è diventato una tradizione qui alle Terme Luigiane, tant'è che molti clienti hanno scelto questa settimana per il loro soggiorno proprio in funzione di questa data che negli ultimi anni è stata estremamente emozionante e ha ovviamente offerto uno spettacolo indimenticabile non solo ai clienti dei nostri alberghi ma a tutte le persone appassionate di jazz che arrivano da ogni punto della costa. Ed è tutto per questa edizione. Io vi ricordo come sempre il nostro sito internet www.calabrianews24.it per rivedere i nostri servizi, per leggere tutte le notizie aggiornate come sempre in tempo reale. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con la nostra programmazione.